Ce l'hanno fatta, finalmente ce l'hanno fatta a condannare Facebook. Un po' di tempo fa Mediaset aveva fatto causa al social network di Mark Zuckerberg per violazione del diritto d'autore e diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Questa è una notizia che potrebbe sembrare una buona notizia ai più, perché finalmente qualcuno riesce a frenare un po' questo gigante blu. Dallo strapotere multimiliardario che sta invadendo la rete e il mondo che ha invaso già la rete e il mondo delle applicazioni. Ma perché una sentenza del genere per chi fa il nostro lavoro, che lavora tutti i giorni con i social e con Facebook, è in realtà una sentenza che malinterpreta quella che è la realtà delle cose del mondo che ci circonda. Non mi sognerei mai di contestare una sentenza di un tribunale italiano. Io mi attengo a quello che leggo sulla notizia dell'ANSA, e la notizia dell'ANSA è molto chiara, che Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati. Ora, non è Facebook che ha pubblicato questi link a nome di Facebook, li ha semplicemente ospitati in quanto strumento. Oggi la situazione è molto chiara, grazie soprattutto a questi strumenti, a questi oggettini qua, noi nell'arco di una giornata riusciamo a compiere molte più azioni di quelle che avremmo potuto compiere 20 anni fa. Lo smartphone sta diventando un vero e proprio prolungamento di noi stessi, di quello che possiamo fare nell'arco di una giornata, un'estensione del nostro mondo. Quello che c'è dentro, come Twitter, come Instagram, come Facebook, sono e devono rimanere però degli strumenti. Non si possono dare delle responsabilità maggiori di quello che in realtà dovrebbero essere a Facebook, Instagram, Twitter e quant'altro, perché rimangono pur sempre delle aziende private. Ora facciamo un esempio: se io con la mia macchina, con la mia Fiat tipo, vado ai 130 su una statale, la polizia mi ferma e la multa la fa a me, ovviamente, non va dalla Fiat a dire: guarda che qualcuno ha utilizzato la tua macchina in maniera non conforme alle regole e in maniera pericolosa. Quindi allo stesso modo, se io pubblico qualcosa che non devo pubblicare, che non ho l'autorizzazione a pubblicare su un social network, beh, il Tribunale di Roma dovrebbe venire da me, non dovrebbe andare dal social network. Facciamo un altro esempio, se ne possono fare migliaia. Con la pistola io sparo a qualcuno, la polizia viene a cercare me se ho sparato a qualcuno. Non va a cercare il signor Beretta dicendogli: guardi che, signor Beretta, qualcuno con la sua pistola ha ferito un'altra persona. Facebook, come una pistola, come un'automobile, come un paio di forbici, come un passeggino, rimangono sempre e comunque degli strumenti. Anche perché lo Stato italiano, andando a perseguire Facebook per un illecito commesso da una terza persona, conferisce allo strumento Facebook delle responsabilità e dei poteri che non dovrebbe avere. Non deve essere potere di Facebook quello di vigilare sui contenuti e di poter giudicare cosa è lecito o illecito. Questo è un sacrosanto diritto, dovere e potere dello Stato. È lo Stato che deve difendermi dall'illecito, non deve essere un'azienda privata come Facebook. Proprio come è lo Stato che dovrebbe difendere i cittadini dagli automobilisti che viaggiano troppo veloce in macchina rischiando di mettere sotto qualcuno. Se poi andiamo a finire la notizia dell'ANSA, ci possiamo anche mettere a ridere. L'ultima dichiarazione che esce da questa notizia, da Mediaset, auspica che la direttiva europea sul diritto d'autore nel digitale venga approvata per dare un quadro definitivo alla difesa dei contenuti, frutto dell'ingegno e della creatività degli editori. E non parlano neanche, loro che si fanno difensori degli autori, non li menzionano neanche. Cioè, per loro i contenuti non sono frutto della creatività e dell'ingegno degli autori, ok? Ma sono frutto della creatività e dell'ingegno degli editori.